Amici sportivi, tifosi juvini, una buona serata dal Palaradi di Cremona, casa più che mai della Juve Cremona Basket 1952. Parafrasando l'incipit di una nota trasmissione televisiva di qualche anno fa, verrebbe da dire dove eravamo rimasti. Ah già, certo, ad un successo casalingo con Olginate, un successo che per la verità era arrivato con qualche patema, era arrivato con qualche problema, soprattutto a fine gara, a un lungo arrivato guarda caso da Olginate, anche se aveva abbandonato il roster lecchese già da qualche tempo, quel Marco Cusinato che questa sera vedremo in campo con la canotta Oro Amaranto numero 20, ma soprattutto, e questa ce la siamo persa in immagine, ma l'abbiamo commentata, l'abbiamo seguita lo stesso nel racconto, una trasferta in quel di Vicenza, la trasferta di Vicenza che ci ha consegnato una grandissima partita, ci ha consegnato un match di quelli veramente con gli attributi, di quelli con la M maiuscola. Una partita che è stata in controvero, una partita in cui gli Oro Amaranto avrebbero potuto vincere, in cui gli Oro Amaranto invece hanno conosciuto una sconfitta. Non è stata una tripla dall'angolo di Daniele Quartieri a deciderla, no, è stato ebbene l'atteggiamento juvino, soprattutto nell'ultimo quarto, l'atteggiamento difensivo di una Juve che per la verità era orfana, diciamo così, del proprio coach Gigi Brotto, assente per malattia, recuperato questa sera coach Gigi Brotto in piedi, in tolda, a dirigere le operazioni, a guidare la nave, come al solito da gran nocchiero, qual è stato in tutte quante le promozioni, qual è stato in tutti quanti i trionfi di Juvini, lo vediamo anche immortalato dalle telecamere di Marco Zambelli. Paolo Dallavecchio in voce, Marco Zambelli, Federico Zambelli, Federico Paloschi per occuparsi di parte tecnica e produzione, per raccontarvi di una gara che soprattutto speriamo possa mantenere le premesse, ma soprattutto possa mantenere le promesse, quelle promesse che già la gara di domenica scorsa ha conosciuto, quelle premesse e quelle promesse che la gara con una vice capolista come la Recife Faenza può senz'altro fornirci, può senz'altro darci, diciamo così, grandi aspettative da questa gara, una gara che non è a senso unico come molti possono pensare. È vero che Faenza è stata una sorta di ammazza campionato assieme a Cesena, saranno delle squadre che si disputeranno addirittura le Final Eight di Coppa Italia per quanto riguarda il girone B, ma una Faenza che ha dimostrato di non essere, diciamo così, imbattibile lontano dal Palacattani, lontano dalla propria casa, e che anche al Palacattani addirittura aveva faticato non poco per avere ragione degli Oro Amaranto, anche perché lo strappo avvenne solo nei primi minuti del quarto quarto. Certo, le proporzioni del punteggio, diciamo così, possono trarre tutti quanti in inganno, ma vi assicuro che è stata partita vera, ve lo assicura chi in quella sede c'era. Questa sera però tutto si resetta, questa sera tutto riparte agli ordini del signor Attard, della signora Angela Castiglione, che viene trovata anche dalle telecamere, un arbitro donna che gli Oro Amaranto hanno già incontrato in questa stagione. La signora Castiglione è stata anche arbitro sul parquet di Desio, una trasferta, quella di Desio, fortunata, diciamo così, nel punteggio, fortunata per i due punti arrivati, una trasferta che però gli Oro Amaranto dovrebbero dimenticare oppure storicizzare, fate voi, riguardo ad un discorso di gioco o, se preferite, non gioco, visto che si era reduci dalla scopola immediata ad Orzinuovi, visto che una reazione ce la si aspettava e visto che Desio in questo momento è tutt'altro fuorché una squadra temibile, una squadra in completa balia tecnica, una squadra che assolutamente sta faticando a ritrovarsi, una squadra che non per nulla occupa l'ultima posizione in classifica. Il signor Attard sta per alzare la prima palla due dell'incontro, bava come puntero, manco a dirlo, Jacopo Silimbani dall'altra parte, un centro per così dire di casa, uno che è cresciuto con la canotta della Retico praticamente tatuata sulla pelle, uno che tranne che in una breve occasione, tranne che in una breve comparsata in quel di Matera per metà stagione, non ha mai abbandonato le medie romane, non abbandona il vizio ad attaccare, invece Ferro è titolato Gio Veronesi che cerca una Veronica, dopo il primo possesso gli dice male, sventa il pericolo della difesa a fare Faentina e la Retico può manovrare per la prima azione d'attacco. Il coach Faentino è quel Massimo Friso che comunque può senz'altro essere considerato uno degli allenatori di punta di questa categoria, un allenatore che ha dato una gran dimensione ma soprattutto ha dato una gran profondità al gioco Faentino. Eccovi un esempio, lo stavamo dicendo, pronti via 2-0 con un lungo che a quanto pare vede di non avvicinarsi a canestro ma vede comunque di mandare avversario due punti. Francesco Belloni
con il reverse. Ebbene sì, a propria volta dimostra che gli Ora Amaranto questa sera sul parquet ci sono, e senza alcun timore reverenziale gli Ora Amaranto questa sera affrontano la vice capolista del girone, affrontano una delle squadre che addirittura ad inizio stagione aveva dichiarato l'obiettivo di voler provare a salire in Lega 2. Per gli Ora Amaranto è un po' presto, anche se qualche voce inizia a girare. Nel frattempo ancora una volta un gran canestro trovato dai Faentini, ancora una volta, questa volta con Giulio Casagrande, due punti che vanno a bersaglio. Giulio Casagrande, un giocatore con una storia un poco atipica, lui è originario di Monfalcone, quindi goriziano, aveva abbandonato il basket per un certo periodo dopo aver addirittura militato nel livello giovanile della Don Bosco Livorno, per dedicarsi allo studio, si è laureato in scienze politiche. Nel frattempo Francesco Belloni ne fa una questione personale, non va il suo tiro, riprende palla all'Esposito, Giove Lonesi si porta palla addirittura fuori dall'arco dei 6,75, spocca un tiro che non va, i Ferri lo rifiutano e Retico con Fumagalli se ne va ad attaccare ancora una volta Ferro e Pitturato. Carlo Fumagalli in bello stile, stile Olimpia, lui che in quella cantera ci è cresciuto, ne va ad appoggiare altri due. Carlo Fumagalli tra altre cose può fregiarsi anche del titolo di campione d'Italia, sì, perché faceva parte di quel roster Olimpia Milano allenato da Luca Banchi, che poi va a vincere lo scudetto. Ancora Francesco Bellone a provare a penetrare lungo il fondo, Romeo Leitmotiv riesce comunque a far partire Giovanni Veronesi, la progressione del ragazzotto di Iseo, ebbene sì, e fallo che arriva, la signora Castiglione lo va a certificare in questo istante, due tiri liberi per Giovanni Veronesi, vediamo se Giovanni Veronesi riuscirà quantomeno a dimezzare lo svantaggio, riuscirà comunque, anzi si va sul 4-6, riuscirà a questo punto a ridurre il gap, no, purtroppo mani fredde per lui, soltanto Ferro, si resta sul 6-4, però Retico Faenza avanti di due punti, speriamo che non diventino di più con questa bomba che viene scoccata da fuori in un rimbalzo felino catturato da Bava, Iudi che può subito cercare di cavalcare la transizione con Giovanni Veronesi che prova a mettere il ritmo all'Esposito, non va molto freddo i tiratori Ora Amaranto questa sera, forse di brotto di rientro, anzi in totale convalescenza, ma un leone come lui chi lo ferma? Non lo ferma nemmeno la malattia, dicevamo Corsi di Girotto, avrà di che cercare di mettere in ritmo i propri giocatori, difesa Juvina che funziona, ma secondo la signora Castiglione funziona anche un po' troppo, anzi funziona in modo falloso, e quindi ci sarà la possibilità di due tiri per la Retico Faenza che manda capitano Mattia Venucci in lunetta. Mattia Venucci tra altre cose è un buon tiratore dalla linea della carità, giocatore toscano d'origine, ma da bersaglio il primo 7-4, punteggio parziale, vediamo se anche il secondo avrà la stessa sorte, se riuscirà a raddoppiare, ebbene sì, non lascia ma raddoppia Mattia Venucci, canestro dell'8-4. Ora Amaranto che si trova a dover rincorrere, non è una novità, è già capitato ed è già accaduto anche su questo parquet in alcune occasioni, anzi in quasi tutte le occasioni ha detto bene, per la verità anche nell'unica occasione in cui gli Ora Amaranto hanno perduto questa stagione, ovvero sia con Milano, con l'Uragna Milano, all'Esposito nel frattempo lotta con i mulini a vento, ma ci mette gran generosità per cercare di recuperare questa palla, però secondo la signora Castiglione lo fa, diciamo così, con toccando la linea di fondo, chiamata assolutamente corretta da parte della signora arbitro in questo caso, gran generosità di Ale Esposito, va bene la generosità ma un pochino meno di confusione sarebbe auspicabile da parte degli Ora Amaranto, perché guarda caso è stata quella confusione che si è rivelata fatale in quel di Vicenza. Chiude bene la difesa, arrivati a questo punto gli Ora Amaranto vanno a recuperare palla, anzi addirittura vanno a certificare gli arbitri un'azione poco corretta, addirittura un'azione di sfondamento da parte dei giocatori faentini, secondo fallo di squadra, si resta sul 8-4. Francesco Belloni sempre a portare palla, Marco Bona vediamo cosa decide di andare ad inventarsi, un tentativo di passaggio di servizio per Gio Veronesi, molto proditoria questa invenzione, diciamo che alcuni giocatori Ora Amaranto questa sera sono rimasti probabilmente ancora un pochino, diciamo così, confusi dal freddo, devono ancora acclimatarsi, prima parlando fuori dal Palaradi in furia una serata di quelle che non invogliano di certo ad uscire. Speriamo che il grande basket che si gioca questa sera ci fornisca una buona ragione, fornisca una buona ragione a voi soprattutto per restare ben connessi con noi. Nel frattempo la gran bomba che viene mandata a bersaglio da Fumagalli, è un giocatore di striscia Carlo Fumagalli, occorre prestare attenzione, classico tiratore che se s'accende sono dolori. Speriamo che si tratti soltanto di un episodio isolato, toccherà alla difesa Ora Amaranto mantenerlo un episodio isolato. Marco Bona, Francesco Belloni, un altro che tutto sommato!
allenatore di Striscia sa essere Francesco Belloni, gran canestro il suo, canestro dell'11-7. Ora Amaranto che vanno comunque a mantenere uno svantaggio di meno 4 punti, 5-42 da giocare. Palla che verrà rimessa in gioco dal Retico Faenza, dal vice capolista, per essere sinceri, anche se la Retico durante la stagione ha occupato anche stabilmente la prima piazza della classifica. Quindi tutto sommato questa sera a Cremona arriva una grande del campionato, occorre dirlo, occorre rimarcarlo, occorre sottolinearlo. Diciamo che pensare di poter mettere a posto la differenza canestri con i faentini sarebbe secondo me impresa proditoria, anche perché non credo capiterà mai l'occasione a queste due squadre di poter essere appaiate. Gran movimento all'interno del titolato, per esempio i giocatori faentini che però fanno scadere i 24 secondi deputati per l'attacco, l'imbalzo catturato da Lioro Amaranto, si prende una bomba estemporanea, Gio Veronesi riescono a salvare palla e non pagare pegni, i giocatori faentini che si lanciano in nuova azione d'attacco, Gio Veronesi prova a rimediare cercando di contrattare Silimbani, gli dice male, messo in ritmo per un tiro dall'angolo che non va, un giocatore di Faenza, il rimbalzo che viene conquistato ancora una volta da Lioro Amaranto, vediamo se si riuscirà a cavalcare la transizione, Marco Bona, Baba, Antino, giro palla, Gio Veronesi si butta ad attaccare il ferro, alla fine è costretto a trovare Baba, Baba non trova il tiro di paratore, non trova due punti e a questo punto direi che l'emorragia di punti ad attacco per Lioro Amaranto è abbastanza evidente. Mentre invece la Retico continua a costruire tiri dalla distanza con una disinvoltura veramente allarmante. La buona notizia è che la Retico Faenza continua a non trovare il canestro dalla gran distanza. Marco Bona, il lob a servire all'Esposito, vediamo se all'Esposito saprà farsi valere sotto le plance. Ebbene sì, va a prendersi un fallo all'Esposito, dovrebbe essere stato Silimbani se mai non abbiamo visto commettere il fallo. Lui che Emiliano Romagnolo lo è di nascita, lui che Emiliano Romagnolo lo è di militanza, perché tranne una breve parentesi in quel di Matera ha sempre giocato in squadra della zona, anche a Fossombrone, per essere sinceri, non se ne facciamo una questione chilometrica, non ci allontaniamo molto da quella Romagna mia, Romagna sua, occorrerebbe dire. Nel frattempo Ale Esposito si prepara a battere due tiri liberi, abbiamo cambi alle viste, anzi no, coach Friso ne approfitta per un conciliabolo, diciamo così, Ale Esposito non va il primo tiro libero, un poco allarmante, un poco disarmante, diciamo così, la scarsa percentuale di Lioro Amaranto, sono tutte conclusioni mancate che alla fine sono convinto Lioro Amaranto si troveranno a rimpiangere, e addirittura uno 0 su 2 è un rimbalzo che viene catturato dalla Retico Faenza che può impostare un'ovazione d'attacco con capitan Mattia Venucci. Tentativo ad attaccare in posto, ebbene no, viene messo in rito Silimbani, Silimbani è un tiratore abbastanza insospettabile, ma Silimbani è un tiratore affidabile dalla lunga nella dimostrazione, canestro del 14-17, Ora Amaranto nuovamente doppiato. Francesco Belloni a trovare Baba, Baba si prende lì la conclusione dalla distanza, una volta era il suo pane, stavolta diciamo che si tende a digiunare molto in casa Baba riguardo alle conclusioni dalla distanza, volevate un esempio, ve l'abbiamo appena offerto. Giro palla da parte della Retico Faenza, Retico Faenza che sa essere perimetrale, Retico Faenza che sa attaccare il ferro, lo dimostra in questa circostanza con il tentativo di progressione di Chiappelli, che però viene fortunatamente arginato dalla difesa Ora Amaranto, coach Friso a dare nel frattempo disposizione alla sua squadra, un tecnico navigato, un tecnico d'esperienza, Massimo Friso, lo dicevamo, allenato anche dei rappresentative nazionali italiane. Nel 1992 il suo, diciamo così, la sua perla in carriera è essere stato il CT della nazionale italiana ai giochi del Mediterraneo, stavolta il tiro di quelli rivedibili sul filo della sirena da parte dei giocatori della Retico, non è sempre domenica, non per niente questa sera si gioca di mercoledì, perdonate il piccolo calambur. Ebbene sì, Lioro Amaranto che con Davide Speronello sul terreno di gioco, Speronello deve appoggiarsi ad Esposito, la difesa faentina riesce veramente a chiudere in gabbia i giocatori Lioro Amaranto, riesce ad imbrigliarli questa sera, giocatori Lioro Amaranto che si devono inventare queste conclusioni estemporanee dalla distanza con Francesco Belloni, conclusioni estemporanee che non vanno, faentini che invece hanno tutta la possibilità di riuscire a costruire azioni in transizione, non la finalizzano per pura fortuna di Lioro Amaranto, trovato l'Esposito in angolo ma non nelle migliori condizioni per potersi mettere in ritmo, trovato Baba all'interno del titolato nelle migliori condizioni invece per andare ad appoggiare due, canestro del 9-14, Lioro Amaranto tutto sommato un colpo lo battono in questa circostanza. Retico ancora ad attaccare con Chiappelli, Chiappelli prova l'assist all'interno del titolato, gli dice male, dice bene la difesa Ora Amaranto che recupera con Daniele Manini, la finta di Ale Esposito che invece poi se ne parte in progressione, va
prendersi il pallone, ma soprattutto va ad appoggiarne due. La signora Castiglione non può fare altro che convalidare e che spedire all'Esposito in lunetta per il tiro libero supplementare. 14-11 il punteggio parziale, squadre in panca per un time out. Il signor attacco deporrà palla in lunetta, ebbene così è stato fatto. Vediamo chi è stato di metterci a chiamare time out, dovrebbe essere stato Friso, ebbene sì, è stato proprio lui, Massimo Friso ha notato che gli Oramaranto stanno pian pianino sgelandosi, giusto per usare un termine che si può ben adattare alle condizioni climatiche di fuori, ebbene sì, anche perché a Cremona di Eme non ne abbiamo viste, i Faentini ne hanno incontrata e come se ne hanno incontrata quest'oggi arrivando in quel di Cremona, prima chiacchierando con alcuni colleghi, questo ci è stato detto. Nel frattempo diciamo coach Friso che cercherà soprattutto di prevenire eventuali risvegli degli Oramaranto, coach di Fibrotto che invece la sua truppa ha bisogno di svegliarla, ha bisogno di motivarla, perché arrivati a questo punto gli Oramaranto un poco di smalto devono anche riuscire a trovarlo. Addirittura la signora Castiglione che già si avvia a far cessare il time out. Tempo ha qualcosa da dire Massimo Friso, coglie l'occasione per un chiarimento con la signora Castiglione, che è un arbitro assolutamente disponibile. Ricordiamo la direzione di gara di Desio, fu una buona direzione la sua, una buona direzione del collega designato con lei. Nel frattempo Ale Esposito in lunetta per il tiro libero supplementare, vediamo se si riesce ad arrivare a meno 2 o se resterà il meno 3 a tabellone e referto. Ale Esposito scoppia il tiro libero supplementare, questa volta il fondo della rotina è trovato, canestro del 14-12, meno 2 per gli Oramaranto. Rechico che in un certo senso tutto deve rifare, ovvero deve costruirsi un vantaggio credibile, a portare palla a Flavio Gai giocatore origini bogheresi, lombardo, lì di formazione però è piemontese, con Tortona, Casale, Monferrato. Azione pasticciata d'attacco della Rotico Faenza, Francesco Belloni commette un fallo sullo stesso Gai, di quelli che si sarebbe anche potuto risparmiare perché Flavio Gai era già decisamente nei guai di suo in questa circostanza. E invece resteranno, ebbene sì, secondi per l'attacco faentino, secondi che la banda di Friso di sicuro in passato ha dimostrato di saper capitalizzare e di saper capitalizzare in modo mortifero. Però sono 4 i falli commessi dagli uomini di Friso contro i 2 dei padroni di casa, sempre Flavio Gai, lo show molto forte, trovato Silimbani si mette il ritmo da solo, stavolta non gli dice bene, rimbalzo catturato da Baba, Daniele Manini con palla tra le mani, l'assist per Baba. Baba non riesce ad andare a concludere al canestro, vediamo se il signor Attar ha visto un'azione fallosa, sì, ha visto una spinta. E quindi Sadiq Ndiaye e Babacar, meglio noto come Baba per tutti quanti noi, si potrà recare in lunetta per 2 tiri liberi. Una volta Baba era una garanzia dalla linea della carità, lo rimane con questo primo tiro libero, vediamo se anche il secondo avrà la stessa sorte. Vediamo di non gufargliela. Baba carica il secondo, manda, non va, è 1-2 e purtroppo il tagliafuori di Chiappelli a rimbalzo è di quelli che fanno prigionieri, ma soprattutto che vanno a catturare palla. Fumagalli ad impostare l'azione d'attacco, il campione d'Italia con l'Olimpia Milano prova addirittura un percuso per attaccare il canestro, si incarta, deve trovare Chiappelli si deve mettere in ritmo alla velocità della luce, tocca la bomba, non va. Daniele Manini con palla tra le mani, Elvis Bacchelli, il motorino Juvino, che tanto bene aveva fatto nella gara d'andata in quel del Palacattani di Faenza. Baba con palla tra le mani. Stavolta devono prendersi una conclusione estemporanea che non va, gran rimbalzo che è stato catturato manco a dirlo da Jacopo Silimbani, centro puro se ce n'è uno, più tardi chissà se si riuscirà a vedere l'opera, anzi nel frattempo viene letteralmente buttata alle ortiche, una buona occasione dei Faentini, Manini, l'assist per Baba! Una giocata al bacio tra i due, una giocata di grande intesa, ma soprattutto una giocata che manda gli Oramaranto in vantaggio. E a questo punto il time out bisogna assolutamente chiamarlo. A questo punto è vuoto parlarci su, perché la fiammata Oramaranto è di quelle che non si possono assolutamente sottovalutare, anche se la stranezza è che il time out stavolta lo ha chiamato Gigi Brocco, ma poco male. Giustamente Gigi Brocco vorrà riuscire a disegnare in qualche cosa per riuscire a tenere bene sveglia la propria truppa.
Abbiamo visto le telecamere, hanno trovato anche Marco Cusinato, il nuovo per eccellenza. Tanto vedremo sul figurato, così come vedremo, dicevamo prima, quel Costanzelli che era stato oggetto anche del desiderio degli Ora Amaranto nel mercato estivo, che era stato molto vicino agli Ora Amaranto nel mercato estivo, poi la casa madre Fortitudo, la squadra che è proprietaria del cartellino, ha deciso il prestito a Faenza dopo averlo mandato a Mantova in Lega 2 nella stagione prima. Costanzelli che è una storia molto particolare, perché ha avuto un pigmaglione di tutto rispetto quando era nelle giovanili di Ferrara, venne notato in una partita di Minas, niente meno che da Umberto Bonicioli, che a quei tempi ancora non sedeva sulla panchina di Pesaro, non si era ancora dato la mission di salvare e di portare in alto Pesaro, quella storia recente. A quei tempi Bonicioli era un punto fermo della storia fortitudina, non che adesso non lo sia per quello che ha fatto su quella sponda del Secchia, ebbene sì. Mentre nel frattempo è ripresa la partita, Baba con un grande anticipo, un grande intercetto, il tentativo d'assist per Elvis Bacchelli si tenta di mettere lì con Speronello ancora a trovare Baba a tutti i mezzi possibili e immaginabili per cercare di andare ad attaccare il canestro, anche i difensori Fantini però hanno tutti i mezzi possibili ed immaginabili per stare con lui e disinnescano la minaccia. Nuova azione d'attacco, si passa per Chiappelli a trovare Gai con palla tra le mani, Gai se ne va al ferro, ne appoggia due e non va, il rimbalzista che non ti aspetta, il motorino Iovino, Elvis Bacchelli, palla nelle mani di Speronello ha ricevuto, ora vi chiedo scusa all'Esposito, era Daniele Manini prima, che abbiamo preso per Speronello. Daniele Manini si butta ad attaccare il ferro, gli dice male, ma va a trovare il fallo che lo manderà in lunetta per due tiri liberi, ma soprattutto va a trovare il fallo che manderà in bonus la Rechico Faenza. La brutta notizia è che mancano solo 8 secondi alla fine del quarto, ebbene sì, quindi questo bonus sarà relativo, diciamo così, non pagheranno molto dazio i giocatori faentini, non potranno avvantaggiarsene con gli Ora Amaranto. Anche Daniele Manini questa sera non riesce ad essere affidabile, quantomeno per questa prima conclusione della linea della carità. Vediamo se riuscirà a rifarsi con la seconda, ancora 1-0 su 2, non ci fosse Baba che se la va a lottare a rimbalzo, però secondo la fischiata del signor Attardo la rimessa sarà Fentina. Baba ha calpestato la riga di fondo nel cercare di recuperare e di salvare palla, almeno quella dovrebbe essere stata la chiamata, invece no, perché anzi no, gli arbitri a questo punto dicono che nei restanti 6 secondi sarà Ora Amaranto la possibilità dell'attacco. Ebbene sì, gli Ora Amaranto che la fruttano costruendo la velocità della luce, un tiro che non va, Fentini che un po' si incarta nel cercare di recuperare palla, stavolta ancora un fischio che va a punire Daniele Manini, è il terzo fallo di squadra per gli Ora Amaranto, non si dovrebbe andare in lunetta, si dovrebbe riprendere con 1 secondo e 5 decimi dalla linea di fondo. Tentativo di costruire un tiro alla gran veloce, viene chiuso Fumagalli che riesce ad affacciarsi, a baciare il tabellone, mandarne a segno 2, vediamo se verrà convalidato il canestro, secondo me non è assolutamente buono, palla rilasciata, e invece no, e invece secondo gli arbitri questo canestro è assolutamente buono, secondo me la palla era stata rilasciata stop lamp abbondantemente accesa, ma poco male, purtroppo è la valutazione del signor Attardo e della signora Castiglione che fa fede. Sarebbe interessante chiedere a Marco Zambelli un replay su questa situazione, voglio dire, sarà magari una di quelle situazioni che potranno, diciamo così, decidere la partita. Primo quarto che finisce con la Rechico Faenza avanti di un punto, ma comunque avanti. Ora Amaranto che avevano cominciato molto freddi, molto contriti, questa sera anche molto contratti. Ora Amaranto che invece tutto sommato si sono ripresi, e invece tutto sommato se la stanno giocando, non dico ad armi pari, ma quasi, con la vice capolista che comunque continua ad essere per tanti aspetti, per tanti versi, una sorta di arma letale. D'altronde i dirigenti faentini, soprattutto nella persona di Andrea Baccarini, è stato lui che ha costruito questa squadra, dicevamo, i dirigenti faentini mettono grandi speranze in questa squadra, sono molto ambiziosi. Sono già molto ambiziosi di loro, sono così faentini, sia come pubblico sia come dirigenza. Ne sa qualcosa Gigi Brotto, citofonare Gigi Brotto per chiedere informazioni, di che la canotta di Faenza l'ha vestita in passato, lui che sa cosa voglia dire giocare al Palacattani, vi assicuro che uno di quei palazzetti che in Italia riescono a regalare emozioni. Ebbene sì. Aggiungiamo l'arrivo delle statistiche, nel frattempo le squadre attendono di poter tornare sul parquet per l'inizio del secondo quarto di gioco, ancora qualche secondo alla sirena che certificherà la fine del primo mini intervallo tra quarti. Coach Gibrotto si affida ad Alesposito, si affida ad Davide Speranello, a Marco Bona,
Elvis Bacchelli, Daniele Manini, è più o meno il quintetto che aveva mandato in campo nel fine quarto. Primo possesso sarà faentino. La palla contesa era stata vinta dagli Ora Amaranto. Fumagalli ad effettuare la rimessa, Manini a contrastarlo. Vediamo se sarà Gai il receiver designato, così dovrebbe essere, di fatti così è, anzi così non è, che lo scusa perché è capitano Mattia Venucci. Il giro palla, ma soprattutto la possibilità di Chiappelli di andare ad attaccare in posto. Chiappelli fallisce l'occasione direttamente in posto, nel frattempo giungono tante evocate statistiche, ma gli Ora Amaranto perdono una palla sanguinosa, se ce n'è una. Mattia Venucci ringrazia e ne appoggia due, i due del più 3, ovvero sia del 18 a 15 per la Retico Faenza. In casa Ora Amaranto, punti parlando, una coppia a 5 punti, la coppia Barbara Francesco Belloni. In casa Retico invece il top scorer è, guarda caso, Mattia Venucci, abbiamo citato poc'anzi, i punti sono 5. Si prende un tiro capitano di Sbacchelli, non va. All'Esposito prende il rimbalzo, la palla non ha toccato il ferro, non c'è stato cambio di possesso, giusta la fischiata da parte degli arbitri, si riprende con una rimessa dal fondo per i giocatori faentini. Avanti di 3 punti, 18 a 15, ma è ancora lunga, può ancora succedere di tutto questa sera sul parquet del Palaradio. Ora Amaranto che devono fare a meno di Rudy Valenti questa sera, Rudy Valenti che sta ancora patendo i postumi di un infortunio, diciamo così, occorso di, proprio guarda caso, nel frangente di stagioni che ci si era trovati ad affrontare la Retico Faenza. Il lobo all'interno del pitturato a beneficio di Chiappelli, viene cavalcato lui come centro, lui bolognese puro sangue, lui che non è di scuola Virtus, lui che non è di scuola Fortitudo, lui che è di scuola Gepard Bologna, ebbene sì, una franchigia che pochi conoscono, ma una delle tante espressioni della realtà cestistica bolognese. Veramente a Bologna occorrono più mani, occorrono più vita per contarle tutte le squadre che disputano, diciamo così, i vari campionati. Soprattutto a livello di minor, non per niente Bologna conosciuta come Basket City. Cerca lo stesso Chiappelli di cavalcare la linea di fondo per mettere in rito un proprio compagno. C'è il tocco della difesa Ora Amaranto, c'è la possibilità di continuare l'azione d'attacco con 6 secondi sul cronometro per i giocatori faentini. Prende tutti quanti alla lettera, ovviamente purtroppo Capitan Venucci, e la bomba la manda a bersaglio, molto ostico questo giocatore toscano da affrontare. Non si è ancora visto Petrini, altro giovane con la Toscana, diciamo così. Nel frattempo un tiro Ora Amaranto che non ha né capo né coda, rimedia Speronello andando a mettere dico Marco Bona per una bomba che trova soltanto il ferro. Più 5 Retico, nel frattempo Fumagalli a far girare palla, vanno a costruire un tiro aperto dall'angolo, tiro che trova soltanto il ferro per fortuna. Gli Ora Amaranto catturano il rimbalzo, queste cattive percentuali faentine dovrebbero invogliare gli Ora Amaranto nel cercare di andare a prendersi di un canestro che sa di rimonta, canestro del 20-17, canestro del meno 3. Elvis Bacchelli in pressione, allora nelle mani di Fumagalli, Fumagalli è guardato da Speronello, palla che viene messa nelle mani di Mattia Zampa, Mattia Zampa giovane promettentissimo che però è andato di forzatura in questo caso, lo premiano gli arbitri dandogli un fallo a favore, così dovrebbe essere. Ebbene sì, e così è. Mattia Zampa, già secondo fallo di squadra, peraltro Ora Amaranto, diciamo Mattia Zampa triestino, aspetto interessantissimo. Abbiamo parlato prima di pigmalioni eccellenti per Costanzelli, ne ha avuto uno di sicuro anche Mattia Zampa, ovvero sia quel Franco Pozzecco, allenatore della Servolana di Trieste, ma soprattutto papà d'altro Pozzecco, al secolo Gianmarco, oggi anche lui tecnico, ma in passato playmaker, e come che playmaker, signori. Ce lo ricordiamo tutti quanti il Pozzi, pura ed autentica poesia, pura ed autentica follia che ha cavalcato i parquet italiani, non solo, ha giocato anche in Spagna Pozzecco, dopo una diatriba in Fortitudo con Yasmin Repescia, ricordiamo, dopo un Fortitudo Avellino infausta per i tifosi fortitudini. Speriamo non sia infausta questa serata per gli Ora Amaranto. Nel frattempo Andrea si pala sul parquet per coach Gigi Brotto. Palla rimessa nelle mani di Venucci, Venucci scippato, Giovanni Veronesi prova ad appoggiare due ma riescono a contenerlo, il
Faentini questa sera in difesa. Non si stanno facendo mancare nulla di tocco per Fumagalli. Fumagalli fa girare palla, si costruisce un'altra tripla da fuori. Fortunatamente le percentuali continuano a non premiare i giocatori. Faentini ci pensa, si pala a recuperare palla, ci pensa Marco Bona a tenerla, Speronello, Elvis Bacchelli, il giro palla, ora Amaranta, Elvis Bacchelli, ancora Speronello, Speronello che di solito le mani calde questa sera invece tradisce le aspettative, trova soltanto il ferro e la Chico a questo punto con Fumagalli può impostare una nuova azione d'attacco. Fumagalli addirittura se ne va in posizione di post, è costretto a riaprire per un altro titolo che si butta ad attaccare il ferro, ma la difesa, ora Amaranta riesce coriaceamente a tenere in questa circostanza. Il tiro, la frustata, i tre punti che arrivano, signore e signori, Marco Bona è nel match, canestro del 20 pari. Ora Amaranta che devono soltanto riuscire ad accendersi, nel frattempo fischio lontano dalla palla, anche perché diciamo così, se sono andati a punire i contatti che c'erano tra Fumagalli e Bona, allora dimentichiamoci che il basket è uno sport di contatto, cosa assolutamente illecita, voglio dire quella che è accaduta tra i due, diciamo che ne sono successe di ben più gravi lontano dalla palla, ma lasciamo stare. Purtroppo, come dicevo, sono le fischiate di Tali Venucci a cambiare completamente lato. Babbo impedisce che il tiro diventi aperto, costringe l'Arechico a prendersi un attacco del posto, ancora Fumagalli, Fumagalli prova a penetrare lungo la linea di fondo, fa buona guardia della difesa, devono cercare di costruire un tiro in piena emergenza, riescono anche a trovare una penetrazione in pienissima emergenza, prova ad andarsene Marco Petrucci, anche per lui una storia molto particolare da raccontare, anche lui toscano, di colonna di quella Montecatini che l'anno scorso ha letteralmente estromesso dai playoff l'Arechico Faenza, e proprio in quella circostanza Petrucci fu giustiziere, diciamo così, dell'Arechico, fu visto dal GM Baccarini in quella circostanza, Baccarini decise di portarlo a Faenza, partiva Lampo, toccò ora Amaranto, non c'è stata assolutamente infrazione di campo, inutile che i tifosi si scaldino. Fumagalli e Chiappelli se la giocano loro due, Fumagalli si prende un tiro completamente fuori dei giochi, completamente fuori ritmo, e difatti trova soltanto il primo ferro. Elvis Bacchelli trovato in angolo, abbiamo il motorino Juvino, continua il giro palla, se la giocano due Baba, Elvis Bacchelli in zingarata, provano a contenerlo, prova a contenerlo nella fattispecie Venucci, dovrebbe averlo fatto perché questa chiamata ci trova un pochino perplessi. Difatti Elvis Bacchelli chiede al signor Attard chiarimenti, secondo gli arbitri Elvis Bacchelli che ha calpestato la linea di fondo, secondo noi è Venucci che ce lo ha spinto, per cui il signor Attard serafico non cambia la propria decisione, si resta sul 20 pari, ma soprattutto si resta con una rimessa a beneficio dell'Arechico. Nel frattempo non un gran controllo di palla da parte di Fumagalli, se mai non abbiamo visto. Fumagalli che si viene messo sotto pressione, tutto sommato qualche colpo e qualche giro tende a perderlo, lo ha capito Gio Veronesi che subito si adatta, giro palla, sono passati per Petrucci, ancora Petrucci, di tocco a metterlo in Fumagalli nell'angolo, e lo abbiamo detto prima, attenzione a Carlo Fumagalli, attenzione al suo essere un tiratore di striscia, ne ha fornito una dimostrazione anche in questa circostanza. Speriamo soprattutto che la striscia positiva non si allunghi per il tiratore dell'Arechico in posizione di centro. Andrea Sipala, movimento sintuoso del Sipo che è andato ad appoggiarne due, canestro del meno uno, 23-22. Gli Ora Amaranto restano lì, gli Ora Amaranto non mollano il colpo, soprattutto gli Ora Amaranto non devono assolutamente far inserire la marcia ai Faentini. Un'altra chiamata a mio avviso di quelle dubbie, chiamata del signor Attardi, questa sera stanno un pochino lasciando il tempo che trovano, ma poco male. Ed è già il quarto fallo di squadra per gli Ora Amaranto contro gli Zero. Casellina completamente intonsa per la Arechico Faenza. Posizione di play Gai. Gai a far girare palla con Venucci. Venucci vanno a mettere in ritmo per la conclusione da fuori. Giulio Casagrande, un giocatore che comunque fa della tattica la sua caratteristica migliore, un po' freddo come tiratore.
altrettanto però in casa Ora Amaranto, il tiro un pochino freddo sul tocco sì, ma nulla che pregiudichi Mattia Venucci nel riuscire a recuperare palla, soprattutto nel portarla nella metà campo d'attacco. Guardata a vista da Francesco Belloni, porta il blocco Chiappelli, sempre Venucci se ne va in penetrazione, Venucci con un passaggio che non è trascendentale, che addirittura permette a Petrucci, vanno via in rima questi due giocatori toscani, permette a Petrucci ad andare a prendersi un altro fallo, deve essere il fallo che manda in bonus Ioro Amaranto, 4-24 dall'intervallo lungo, ovviamente il fallo che manda Petrucci in lunetta. Petrucci un buon tiratore della linea della carità, manco a dirlo, conciliabolo nel frattempo con Venucci, i due toscani in rima, si preoccupa anche Chiappelli, verosimilmente una botta rimediata al setto nasale da Petrucci. Con Petrucci a battere il primo dei due tiri liberi, non va a bersagli il primo tiro libero scoccato da Marco Petrucci. Lui che addirittura, altra piccola particolarità, il secondo invece si trova il fondo della retina, dando il P2 al Valentino. Dicevo, l'altra particolarità della sua carriera è che prima di giocare in quel di Montecatini giocava a Monsummano. Monsummano è la squadra toscana che ha ceduto a Montecatini i diritti per poter disputare il campionato di Serie B con gli altri diritti. Si sono presi pure Petrucci, nel frattempo il cambio di lato a premiare il Sipo, non va a torreggiare a rimbalzo Giove Veronesi, vada a salvare palla, soprattutto la signora Castiglione vede, diciamo così, un ultimo tocco che è stato di Baba, effettivamente c'è stato sì l'ultimo tocco, il pubblico se la prende, il pubblico si accende, ma questa chiamata della signora Castiglione è totalmente appropriata, non è gently agreement. Attenzione, nel frattempo mi fanno cenno di un tecnico che è stato affibbiato a casa Ora Amaranto, tecnico che è stato affibbiato, vediamo di capire cosa è successo, no, non c'è nessun tecnico, che se si riprende dal fondo, scusatemi, ma il tecnico proprio manco a parlare. Il giro palla da parte dei giocatori faentini, la difesa Ora Amaranto che subito si schiera, il tentativo di batterla di Chiappelli, ma Baba riesce a recuperare palla sul tentativo molto timido d'assist dello stesso Chiappelli, Baba non sa che pesci pigliare, Giove Veronesi con uno dei suoi tiri estemporanei. E vuoi vedere che Giovanni Veronesi si è dato la sveglia, e se per Giovanni Veronesi si è dato la sveglia sono veramente cattive notizie per gli avversari. Lo scusa per la dislessia che mi ha portato a dire Giovanni Veronesi si è dato la sveglia, d'altronde la concitazione in queste fasi fa brutti scherzi. Guarda caso Giove Veronesi ad attaccare il ferro, guarda caso Giove Veronesi, se tanto mi dà tanto, a prendersi un fallo. Nel frattempo cambi, anzi no, altra chiamata arbitrale, ma veramente questa sera questi arbitri stanno lasciando un po' il tempo che trovano, vabbè, tutto sommato godiamoci quella che a questo momento è una bellissima partita. Ora Amaranto, questa volta l'infrazione è stata commessa, giustamente Friso ha qualcosa da recriminare, secondo me fischio compensativo questo per quanto è accaduto prima, giustamente Massimo Friso lo fa notare agli arbitri e ha perfettamente ragione, il signor Attardo gli fornisce spiegazioni. Coach Friso, allenatore di grande buon senso, occorre dirlo, un uomo di profondo conoscitore di basket se ce n'è uno, il padovano puro sangue, ha allenato entrambe le padovane, aveva cominciato alla Petrarca, ha allenato anche la Virtus Broetto, è riuscito ad allenarle entrambe, ma fa tempo l'ultimo tocco che è stato di Gai, dicevo è riuscito ad allenare entrambe le padovane, anche se la sua carriera l'ha sviluppata anche in quel di Pistoia, in quel di Ferentino e in quel di Barcellona Pozzo di Gotto, che è stata l'ultima squadra che ha allenato prima di arrivare a Faenza. Baba è costretta di aprire il gioco perché la linea di fondo la trova chiusa, Francesco Belloni si arresta, l'assist per Giove Veronesi che comunque cerca di cavalcare una sorta di backdoor a difesa schierata e va a segnare il canestro del P3. To di Ora Amaranto si trovano in vantaggio, to la recupero è un poco in difficoltà, to le percentuali di Gai sono in netto calo. Vuoi vedere che gli Ora Amaranto tutto sommato stanno provando a riprendere per mano questa partita, stanno provando comunque a mettere in difficoltà la vice capolista. Di tocco per Francesco Belloni, nel frattempo non va questo sottile, Baba a lottare generosamente a rimbalzo, certe conclusioni possono andare o non andare, stavolta non è andata.
ottimo tagliafuori di Jacopo Silimbani, palla nelle mani di Gai, ancora il giro palla, Chiappelli se ne va in penetrazione, Chiappelli a trovare Silimbani, gran movimento, gran perno di Silimbani che mette al sicuro il canestro del meno 1 del 27-26 con un perno che manda completamente fuori gioco e fuori ritmo i difensori Ora Amarante, Francesco Belloni consegnato per Marco Bona non si capisce con Belloni e con Sipala, una palla persa che ha del sanguinoso in casa Ora Amaranto. Certo, questo è anche il dramma degli Ora Amaranto nelle precedenti partite, nel momento della riscossa veramente luce che si spegne e palle che si vanno a perdere, giocatori che si vanno ad incartare. Certo, questo è un po' il leitmotiv del finale di gara domenica scorsa in quel di Vicenza, la partita che si sarebbe anche potuta portare tranquillamente a casa, e una bomba che va a punire gli Ora Amaranto a dare loro un meno 2, 29-26. Se la sono cercata, l'hanno trovata, la rogna, i giocatori di coach Brotto, Belloni, Bona, uno di quelli che ha dei cali di intensità abbastanza vistosi, abbastanza evidenti, Gio Veronesi, ci deve pensare lui a togliere le castagne dal fuoco, purtroppo non a trovare il titurato, Baba cerca di fare la voce grossa a rimbalzo, i giocatori di Faenza non si fanno minimamente intimorire da questi suoi slanci di generosità e soprattutto si buttano dall'altra parte, nel frattempo il raddoppio, a detta del signor Attard, è falloso arrivato a questo punto. Ebbene sì, vediamo quindi cosa andrà a succedere, dovrebbero esserci due tiri per Venucci, che tanto mi dà tanto, e difatti così è. Potranno incrementare il vantaggio di due punti i giocatori della Rechico Faenza, 29-27 il parziale, Mattia Venucci dal fondo della retina, manco a dirlo, d'altronde accreditato con percentuali veramente stratosferiche sia nella scorsa stagione che in questa, Mattia Venucci, e difatti il 10-2 è servito. Baba mette palla nelle mani di Francesco Belloni, 31-27 il punteggio parziale, Ora Amaranto che si trovano a questo punto sotto di 4 punti, Ora Amaranto che si trovano a fine primo tempo a dover rincorrere, ci mette mano per impedire a Belloni di ricevere, ci mette mano, guarda caso, Mattia Venucci, giocatore che sta facendo pentole e coperti in questa fase della gara, anzi attenti qua il fiero, diciamo così, di coach Friso in questo frangente, Marco Bona, tentazione del tiro, Baba si slancia per andarsene in penetrazione, ma Baba soprattutto va a trovare l'Esposito con un grandissimo assist, canestro del meno 2, 31-29, più di 30 secondi al termine del primo tempo. Gai direttamente da casa sua, Gai a trovare il ferro fortunatamente, Ora Amaranto a trovare il rimbalzo con Giovanni Veronesi, Francesco Belloni. Abbiamo soprattutto di capitalizzare per bene questo finale di quarto in casa Ora Amaranto, sarebbe importante farlo anche per mandare un messaggio alla gara, per mandare un messaggio alla Rechico. È solo il terzo fallo di squadra, quello commesso da Venucci in questa circostanza, continuiamo a nominarlo, non perché sia l'unico giocatore che riusciamo a distinguere, ma perché è letteralmente lui che riesce ad essere protagonista di ogni azione, diciamo così, all'interno della gara in questi ultimi frangenti. Marco Bona che prova ad andare ancora una volta a caricare di falli gli avversari, li porta al quarto commesso. 3 secondi, però ci sono solo 3 secondi per una conclusione, 3 secondi e 6 decimi. È costretto sulla lunga linea di fondo Gio Veronesi a trovare il ferro, Baba prova un tapin, dice male, chiaramente il tentativo di preghiera da parte dei giocatori faentini non è nemmeno da tenere in conto, non è nemmeno da considerare. Gli Ora Amaranto se ne vanno negli spogliatoi sotto di 2, 31-29, tutto sommato può essere considerata una resa, se di resa vogliamo parlare, onorevole al termine dei primi 20 minuti di gioco, tutto sommato è una situazione assolutamente recuperabile da parte degli uomini di coach Gigi Brotto, mentre invece da canto suo forse Friso non si aspettava di trovare una Juve così poco remissiva, una Juve che di sicuro non soffre da alcun timore reverenziale nei confronti della vice capolista di girone e campionato. Noi a questo punto cediamo la linea di studi per una fascia pubblicitaria, ma rientro saremo qui per raccontarvi del secondo tempo della gara tra Juve Cremona Basket 1952 e Rechico Faenza. Rieccoci dunque, rieccoci amici sportivi, rieccoci tifosi giuvini, sempre in diretta dal Palaradio di Cremona, in rigorosa
registrata per voi che ci state vedendo, ma vi assicuro, noi stiamo seguendo in piena diretta le fasi dell'incontro, abbiamo seguito anche un pochino di tumulti, diciamo così, sugli spalti, ma nulla di grave, nulla che non si sia potuto controllare. Sempre Paolo Dalla Vecchia in voce, sempre Marco Zambelli, Federico Zambelli e Federico Paloschi che si stanno occupando di parte tecnica e produzione, e sempre una gara, quella tra Juve Cremona Basket e l'Equipo Faenza, che è andata ora ad iniziare. Una Juve Cremona che soprattutto però continua a recitare, diciamo così, lo stesso identico copione dei primi 20 minuti di gioco, ovvero sia ha esordito con una palla persa. L'Equipo Faenza che ha qualche difficoltà nel riuscire a costruire una buona azione d'attacco. Penetrazione, fischio del signor Attardo, vediamo se è stata una spinta, attenzione, comunque il fallo c'è stato, inutile protestare, diciamo così, fallo abbastanza ingenuo da parte degli Ora Amaranto in questa circostanza, il primo di squadra, così come abbastanza ingenuamente gli Ora Amaranto hanno perso la prima palla durante la gara. Cercano di rimediare ora, mettendo in trappola Venucci con un raddoppio, ma poco male, se la cavano, così con un ottimo piazzato per Fumagalli dalla media. Fumagalli però vede di fallire, vede soprattutto di far calare le proprie percentuali. Vediamo, non si accende il giocatore di origini milanesi, sarebbero decisamente guai. Marco Bona a trovare Francesco Belloni, Francesco Belloni in penetrazione. Marco Bona prende, si arresta e la mette! E la mette, contravvenendo alle disposizioni di coach Gigi Brotto, che nell'intervallo aveva parlato di zero tiri senza ritmo. Era stata quella, secondo lui, diciamo così, una delle chiavi negative dei primi 20 di gioco. Marco Bona invece, ma soprattutto stavolta, vanno a perdere palle i giocatori faentini. Sì, l'ultimo tocco è stato decisamente di Petrucci, ebbene sì. 31 pari, Ora Amaranto che hanno riacciuffato all'ultimo istante, all'ultimo, diciamo così, secondo il pareggio. 31 pari, Giove Veronesi consegnato a beneficio ancora di Marco Bona. Marco Bona, Francesco Belloni. Francesco Belloni, Marco Bona, Marco Bona è costretto a giocarsela ancora con Belloni, che va in penetrazione, provano a costruire, diciamo così, prova a costruire un assist per la penetrazione di Marco Bona, che avrebbe dovuto tagliare all'interno del pitturato. Capiscono tutto i giocatori faentini, ci mettono una mano e restano 6 secondi per l'azione d'attacco. Ora Amaranto, Baba ancora il consegnato per Francesco Belloni, deve mettersi in ritmo in un amen Francesco Belloni, non gli dice bene, purtroppo si resta sullo 31 pari. Giocatori faentini che possono riproporsi nella metà campo d'attacco, la coppia Venucci Petrucci sull'asse toscana, diciamo così, questi due giocatori, ancora Petrucci, ancora Venucci, non riescono a scongelarsi, non riescono ad uscire, diciamo così, dal trap della difesa. Ora Amaranto che alla fine ne esce vincitrice, ne esce protagonista. Francesco Belloni, Marco Bona, ancora Francesco Belloni, Francesco Belloni, ancora le sue doti balistiche che non vanno. Marco Bona ad appoggiarne due, dai, alla fine Marco Bona, il canestro, è riuscito anche a metterlo. Gli Ora Amaranto, il primo vantaggio di questo secondo tempo, sono riusciti anche a trovarlo. Chiappelli addirittura come puntero, Baba va a cacciargli palla, Chiappelli a commettere fallo antisportivo, chiamata assolutamente giusta. Chiappelli ha provato a fermarlo, diciamo così, in modo abbastanza violento, mentre si stava lanciando verso il canestro avversario. Non c'erano uomini tra Baba ed il canestro, giustissima la chiamata del duo arbitrale, in questo caso assolutamente appropriata. La signora Castiglione consegna palla a Baba, Baba potrà battere dalla lunetta per amministrare questo antisportivo. Speriamo lo faccia nel migliore dei modi, ebbene sì, primo dei due tiri liberi a suo favore che va a bersaglio, più 3, 34-31. Vediamo se diventerà più 4, se ci sarà un 2 su 2 per Sadiq Ndiaye e Babacar dalla linea della carità. Ebbene sì, con la complicità del ferro, e che complicità! E si va sul più 4, ora Amaranto che oltretutto potranno gestire un nuovo attacco, quindi si potrà capitalizzare al meglio questa azione, potrebbe, attenzione, essere uno dei fattori che vanno a cambiare questa gara. Infrazione di passi di Ale Esposito, sarebbe interessante però che la signora Castiglione avesse visto il perché Ale Esposito ha commesso infrazione di passi. C'era un falletto da parte dell'avversario, ma vabbè, poco male, si resta sul 35-31. Direi che come reazione da parte degli Ora Amaranto è già stata buona, direi che l'intensità difensiva è di quelle giuste da parte degli Ora Amaranto, direi che però si dovrebbe difendere un pochino meglio in questo caso.
perché permettere praticamente a un giocatore avversario di arrivare direttamente al ferro, in questo caso di permettere al solito Venucci, guarda caso. Ma vediamo la chiamata arbitrale. Canestro buono, tiro libero supplementare per Mattia Venucci, che potrebbe riportare a meno uno l'Arechico Faenza. D'altronde pensare a strappi in questa parte di gara sarebbe quantomeno proditorio, a mio avviso, soprattutto pensare che l'Arechico possa subire uno strappo, così come pensare che Venucci possa fallire una conclusione dalla linea della carità. È chiedere troppo forse a questa gara, ma non è chiedere troppo assolutamente cercare di giocarla con maggiore attenzione, con maggior intensità ai giocatori di coach Gigi Brotto. Ale Esposito non sa che pesci pigliare, di aiutarlo Joe Veronese ad uscire dai guai. Ale Esposito decide di partire, ad andarsene in penetrazione, a trovare Marco Bona alle sue spalle, e Marco Bona ad appoggiare il canestro del più 3, non riesce ad essere mortifero dalla distanza, lo è facendosi trovare puntuale all'appuntamento con l'assist dei compagni. Un trattamento di palla di Venucci che lascia qualche dubbio, ma poco male. Alla fine l'Arechico continua la propria azione, si continua a cercare di giocare in poste, di isolare i giocatori in poste. Costretto invece Petrucci a prendersi un tiro dalla media, non va. Baba qualche problema nel servire Francesco Belloni, qualche problema anche da parte dell'Esposito nel controllare la palla, poco male. È ripreso il giro palla ora Maranto, palla nelle mani di Francesco Belloni, il blocco di Ale Esposito, Francesco Belloni, Gio Veronesi viene letteralmente murato, ma recupera palla ancora Gio Veronesi. Il suo tiro di quegli ignoranti alla Basile, ma anche questo è il marchio di fabbrica, anche questo non scherza. Canestro del 40-34 da parte degli Ora Maranto più 6, Gio Veronesi sugli scudi, Gio Veronesi in cattedra, ma un Arechico che di sicuro batterà un colpo, un Arechico che di sicuro non è doma. Nel frattempo Chiappelli riesce a perdere palla, vediamo se gli Ora Maranto riusciranno a cavalcare, diciamo così, quest'orda di intensità. Ebbene sì, con Marco Bona che costringe Massimo Friso a chiamare il time out in questo frangente. 42-34, ebbene sì, più 8 da parte degli Ora Maranto, che in un amen con un blitz si sono portati avanti, e come se si sono portati avanti, addirittura più 8. Due falli di squadra commessi contro uno degli avversari, ma poco male, riesce ad essere una nota di corollario in questo momento dell'incontro. Quello che conta in questo momento, mentre nel frattempo vediamo un Costanzelli che non è seduto in panca, come succede ai giocatori che sono fuori dalle rotazioni durante i time out, non è stato cavalcato Costanzelli, diamo un'occhiata ai giocatori che non hanno avuto minuti, anzi no, secondo le statistiche ha avuto 1 minuto e 46 Costanzelli, e solo Petrini che non ha avuto minuti, stando alle statistiche però 1 e 46 per Costanzelli ha significato non essere minimamente incisivo, non ha lasciato una minima traccia nella partita, non è addirittura entrato nella narrazione della partita stessa. Giocatore che, lasciatemelo dire con un briciolo di rimpianto, magari in un'altra realtà, magari in quella cremonese, avrebbe potuto essere un poco più protagonista, ma poco male. Di lunghi parlando, anche coach Gigi Brotto non ha minimamente cavalcato Marco Cusinato. Marco Cusinato rimane in panchina a mo' di oggetto misterioso, a Vicenza da Aldo Panena aveva invece avuto minuti, aveva anche, diciamo, ben ripagato le aspettative di Aldo Panena, perché tutto sommato il proprio contributo alla causa Cusinato domenica lo aveva dato, lo ha decisamente dato. Venucci a portare palla, giocatore spigoloso se ce n'è uno, Mattia Venucci. Fumagalli, un altro che è bene, diciamo così, non fare entrare in striscia, se la va a giocare da posto Fumagalli, giocata di pura classe, di puro stile, canestro che va praticamente a sancire la fine della rottura prolungata al Arechico, questo 42-36. Ale Esposito, Elvis Vacchelli, ancora Gio Veronesi, trova un pertugio per andarsene ad attaccare il canestro, e a questo punto se tanto mi dà tanto il canestro è buono. Ebbene sì, 44-36, gita in lunetta supplementare per Giovanni Veronesi, possibilità di incrementare, diciamo così, il vantaggio da parte dei giocatori Ora Maranto. Abbiamo Gio Veronesi, batte il suo libero supplementare, fa il suo dovere, manda la palla a bersaglio, canestro del 45-36.
gli Ora Amaranto tutto sommato continuano nel loro momento positivo, Venucci continua ad essere spigoloso, l'Arechico continua a battere colpi ma soprattutto a dimostrare di esserci, andandone ad appoggiare altri due con Petrucci. È l'asse toscano che sta tenendo in piedi la band Friso, in questo frangente Giovanni Veronesi, Elvis Vacchelli, Marco Bona, Ale Esposito guardato a vista perché non si muova da posto, Giovanni Veronesi si spazia per un tiro che non va, attenzione, fischio, spingono a rimbalzi i giocatori Arechico, se mal non abbiamo visto, è stato fallo della difesa, deve essere il terzo di squadra, se mal non abbiamo visto. Ebbene sì, così sarà, 4:28 da giocare, Marco Bona ad effettuare la rimessa, tre falli commessi dagli ospiti dell'Arechico contro i due dei padroni di casa, Ora Amaranto della Juve Cremona, Marco Bona, vediamo chi sarà il receiver, il lob a premiare, capitano Elvis Vacchelli, il motorino Juvino, si passa per Ale Esposito, Baba, giro palla da parte degli Ora Amaranto, vediamo Manini cosa andrà a diventarsi, un servizio per Baba. Baba, partenza sospetta anche secondo gli arbitri, infrazione di passi, ci poteva ampiamente stare, non molto nitida la partenza di Sadiq Ndiaye e Babacar che ha strisciato al momento della partenza. Nel frattempo l'Arechico Faenza, sempre guarda caso con Venucci, passano per lui tutte quante le azioni, mentre viene trovato all'interno del pitturato, viene trovato, se mal non abbiamo visto, il solito Chiappelli, e Chiappelli 2 li va ad appoggiare. Chiappelli è classico giocatore magari non di palmarès ma assolutamente affidabile, Chiappelli è come quegli usati che trovi in concessionaria a 100.000 km e che per altri 100.000 fanno il loro dovere. Ale Esposito, la tentazione del tiro dalla distanza e invece no, decide di andare ad attaccare il ferro, gli Ora Amaranto a conquistare il rimbalzo, la chiamata arbitrale li penalizza, secondo la chiamata del signor Attardo l'ultimo tocco è stato Ora Amaranto, meno 5, 45 a 40, importante non far rientrare l'Arechico Faenza. Nel frattempo è Fumagalli che si alterna a Venucci in cabina di regia, stavolta Casagrande, giro palla, Chiappelli, il lob all'interno del pitturato, Manini si è fatto tagliare fuori ma recupera, difende molto bene, si prende una conclusione dalla distanza, ottimo il tagliafuori di Ale Esposito sulla conclusione di Casagrande, trovato Baba, Baba è costretto a riaprire il gioco, ancora l'assist all'interno del pitturato, Ale Esposito, vediamo che va a succedere, palla che si incastra, diciamo così, dovrebbe essere possesso, devo di capire, dovrebbe essere palla recuperata da parte dell'Arechico e difatti così è, peccato, anche la sfortuna ci si è messa a colpire duro gli Ora Amaranto in questa circostanza, peccato perché Ale Esposito era stato trovato all'interno del pitturato in modo mirabile, vediamo se sarà mirabile la difesa degli Ora Amaranto, già Baba difende forte su Casagrande, viene messo in ritmo Mattia Venucci, conclusione che non va, Baba giganteggiare a rimbalzo, non è andata la conclusione di Venucci, fischio arbitrale, vediamo di capire che succede, dovrebbe essere stato fallo della difesa, la veemenza e l'irruenza di Baba, tre falli di squadra pari. Fumagalli, attenzione Daniele Manini, tenta ad avvicinarsi in posto per la virata, dopodiché riapre, mette in ritmo un proprio compagno, mette in ritmo in questo caso Petrucci, vediamo se il canestro di Petrucci è buono, sì, e ci sarà anche il tiro libero supplementare, pagano Dazio nel massimo modo possibile gli Ora Amaranto, purtroppo possibilità per Petrucci di portare l'Arechico sul meno uno, d'altronde l'Arechico è la classica squadra che riesce ad essere mai doma, per dirmi, nella classica squadra qui ti devi assicurare di aver assestato il colpo di grazia, altrimenti no, ecco, cambio in lunetta, non era stato, attenzione, tiro libero scoccato da Venucci, eh no, e a questo punto c'è anche soltanto un tiro libero di tecnico, aia, possibilità per l'Arechico di andare addirittura in vantaggio, stavolta Petrucci potrà battere, anzi quantomeno di impattare perché era il tiro libero, Petrucci, manco a dirlo, fondo della retina, canestro del pareggio, 45 pari a chiamare testa Elvis Vacchelli. Il Sipo, Andrea Sipala,
Andrea Sipala deve tornare da Elvis Vacchelli. Idee poco chiare degli Oro Amaranto che non si devono far distrarre dalle pieghe della partita. Deve prendersela Elvis. Questa tripla deve sentirsela nelle vene, nelle corde. Deve metterla. Elvis Vacchelli risponde presente. Canestro del vantaggio, 48-45. Gli Oro Amaranto tutto sommato cercano di essere più forti di certe chiamate arbitrali delle avversità e anche dell'avversaria, perché veramente questa Rechico da affrontare è cosa molto molto difficile. Le squadre di Friso sono sempre un discreto rebus, diciamo così, da divinare. Stavolta riescono a pasticciare, riesce anche ad uscire dai guai Fumagalli, ma poco male. I propri compagni non fanno il loro dovere, neanche a Marco Bona dice bene in questo frangente. Diciamo attacchi non memorabili, attacchi da non consegnare all'Accademia del Basket. Messo in ritmo Petrucci per andare ad attaccare Ferro e Pitturato. Petrucci capitalizza, ne appoggia due, canestro del meno 1, 48-47. Resta sempre lì la Rechico. Tecnico a chi questa volta da parte del signor Attardo. Venucci in lunetta ad amministrarlo. Probabilmente una parolina di troppo udita dall'arbitro. Ecco, queste chiamate secondo me potrebbero anche risparmiarsi degli arbitri. Si può anche pensare nella concitazione della gara una parolina di troppo possa sfuggire nell'agonismo della gara. Si deve essere arbitri, non ragionieri, mettiamola così. Manco a dirlo Venucci, il tiro libero lo manda a bersaglio, però il possesso rimane degli Oro Amaranto. Complimenti. Pura incomprensibilità, diciamo così, da parte degli arbitri nel loro operato questa sera, ma poco male. Speriamo che certe chiamate non rovinino una partita che a tutti i crismi per essere assolutamente spettacolare. La pensa sicuramente così Marco Bona, che va a trovare dalla media un canestro da due. La pensano sicuramente così i giocatori della Rechico, che di sicuro non vogliono essere domi, non vogliono rinunciare a giocare questa partita, ad andarsene da Cremona con l'intera posta in palio. Fossati di tocco a mettere in ritmo nell'angolo Casagrande, che è uno che questo tipo di tiri ce li ha, e come se ce li ha lo dimostra in questo frangente. Canestro del vantaggio più uno, 51-50, e gara che di sicuro ha ancora molto da dire, ancora parecchio da raccontare. Cambio di lato a beneficio di Marco Bona, trovato il Sipo all'interno del Pitturato, commette fallo Casagrande. Scontro, diciamo così, sull'asse dell'Est Italia. Andrea Sipala bolzanino d'adozione, Casagrande friulano invece. Quattro falli per parte riguardo alla situazione, falli di squadra. Elvis Vacchelli a ricevere palla da Daniele Manini. Daniele Manini va a cacciarsi nei guai e soprattutto va a perdere palla. Iniziativa proditoria da parte del talentino di Soresina, a cui viene concesso di prendersi iniziative. Questa di sicuro è stata alquanto infelice, poco male. Può capitare a chiunque, questa volta è capitato a lui. Peccato che la Rechico sia avanti di uno. Fumagalli con palla tra le mani, controllo di palla di Casagrande, che non è un granché, ma Casagrande riesce ad andarsene. Casagrande riesce a fallire però il suo appoggio a canestro. Buon lavoro della difesa Oro Amaranto, anzi good job, lo diciamo in inglese. Marco Bona con Baba, che va a limitare, diciamo così, Fumagalli. Provano a dargli fastidio i piccoli Rechico. Marco Bona si costruisce da solo l'autostrada a questo punto. Ministro dei lavori pubblici, se ce n'è uno in questa circostanza. Canestro del vantaggio 52-51. Si veleggia sulla logica del punto a punto. Squadra in panca per un time out. Il time out lo ha chiamato Massimo Friso, manco a dirlo. È un peccato, perché tra chiamate arbitrali e giocate controverse gli Oro Amaranto hanno lasciato dietro di loro un discreto margine di punti, ma purtroppo questa sera siamo a raccontarvi di questa partita, siamo a raccontarvi di queste gesta. Così è, se vi pare, ma anche se non ci pare. Oro Amaranto in panca per un time out, altrettanto gli avversari della Rechico. Di sicuro entrambi i coach hanno di che parlare, di sicuro entrambi i coach hanno di che ridisegnare, diciamo così, in campo. Magari la Rechico dovrebbe cominciare ad essere squadra meno confusionaria in certe azioni d'attacco. Si è cavalcato molto Venucci,
sinceramente ho delle chiavi di volta, non mi permetto di insegnare a coach Gigi Brotto il mestiere, ma sarebbe il caso cercare di togliere Mattia Venucci dalla partita, quando lo stesso Venucci è uno degli autentici fattori. Nel frattempo la sirena di fine quarto ci ha colto impreparati, ebbene sì, non ha colto impreparati gli arbitri, non ha colto impreparate le squadre. Avanti gli Oramaranto di un punto, 52-51. Coach Gigi Brotto, reduce da problemi di salute abbastanza complicati, questa sera non ha rinunciato ad essere in panca, ad essere lui a guidare gli Oramaranto. Piccolo aneddoto, domenica problemi di salute anche per il suo vice Aldo Panena, diciamo così. Qualche problema, dicevo, anche per Aldo Panena. Aldo Panena che comunque sia si è rimesso, tutto sistemato, sembrava quasi essere calata una sorta di maledizione, diciamo così, sugli allenatori della Juve, l'uno addirittura degente in ospedale, l'altro in precarie condizioni di salute al termine dell'incontro, ma è storia passata, oggi è tutto quanto risolto. Ora Elvis Vacchelli è andato a rimettere la palla che sancisce l'inizio dell'ultimo quarto di gioco. Avanti di un punto gli Oramaranto, 52-51, Francesco Belloni, Elvis Vacchelli, Elvis Vacchelli ancora Francesco Belloni, Francesco Belloni si butta in penetrazione, è costretto a tornare da Elvis Vacchelli, Elvis Vacchelli, pentole coperti del motorino juvino, qui dice male, ed è un peccato perché la Recchico tocca un Venucci, tocca un Fossati, guarda caso gli artefici, e Chiappelli che si prende una conclusione dalla distanza, non riesce a rimettere a posto la retina, Chiappelli non riesce a trovare il canestro. Dice bene agli Oramaranto in questo frangente Elvis Vacchelli. Daniele Manini, nonostante la brutta azione di prima sulla linea di fondo, con Gigi Brotto gli dà fiducia e lo cavalca, bruttissima palla, Baba che fa gli straordinari nel cercare di rimediare, diciamo così, all'imprecisione dell'assist dei compagni. Daniele Manini non è proprio serata, diciamo, per iniziative estemporanee sue, anche questo step back non trova assolutamente il canestro, va a trovare soltanto il ferro. Fumagalli, ancora lui all'interno del pitturato per Chiappelli, Chiappelli viene contenuto dalla difesa e costretto a riaprire, purtroppo giocatori faentini che non riescono ad essere incisivi, fischio arbitrale, attenzione, dovrebbe essere, vediamo ancora un'altra chiamata della signora Castiglione stavolta, che di sicuro può essere definita controversa, ma a poco male. Venucci in lunetta, non mi dite che vada ad amministrare un tecnico. Mattia Venucci, letale dalla linea della carità e non solo, certo non sporca le percentuali. Tecnico se ce n'è stato uno, ebbene sì, Venucci lo amministra, si riprenderà in possesso lungo la linea di fondo. Palla che viene rimessa, trovato all'interno del pitturato, pronti via l'Arechico, trovato Casagrande, se non l'abbiamo visto, pronti via l'Arechico, torna in vantaggio più 2, 54-52, anche con lo zampino degli arbitri occorre dirlo, ma poco male, sono gli Oramaranto che devono essere più forti di tutto quanto, oltre che dell'avversaria, anche delle situazioni, diciamo così, collaterali della partita. Elvis Vacchelli! Con la bomba che non ti aspetti, e quando il motorino juvino queste giocate se le sente, se le sente, ebbene sì, personalmente ne ricordo una simile nella finale di Cermenate, dove era stato fattore Chiappelli, vuole strafare stavolta, e stavolta sì, stavolta c'è il fallo di Chiappelli nei confronti di Sipala, ne veniva fischiato questo fallo, decisamente ci sarebbe stato un qualche cosa da dire. Ora tocca a coach Gigi Brotto starsene calmo, ora tocca anche al suo staff, diciamo così, non perdere la calma. Aldo Panena ad essersi agitato in questo frangente. Gli arbitri hanno dimostrato una permalosità veramente fuori dal comune, poco male,
nelle manini loba ciaccare Alessandro Esposito, fa buona guardia alla difesa e tutto sommato riesce a scongiurare la minaccia, riesce ad impostare un'azione d'attacco, un tiro senza capo né coda, quello preso da Gai in questo frangente, un rimbalzo comodo quello catturato da Alesposito, una nuova azione d'attacco orchestrata da Elvis Vacchelli, ora Daniele Manini, ora Alesposito, ancora il motorino Juvino, Francesco Belloni, Daniele Manini si avventura lungo la linea di fondo, il consegnato per Alesposito che fallisce, una potenziale giocata da tre punti, però la gita in lunetta se l'è guadagnata e come se l'è guadagnata. Abbiamo di capire com'è la situazione falli. Arrivati a questo punto ce ne sono due che sono stati commessi. Alesposito nel frattempo a bersaglio col primo, più 2, 56 a 54. Dicevo, due falli di squadra per l'Arechico contro l'unico fallo di squadra di Oran Maranto. 2-2 di Alesposito, che tutto sommato una boccata d'ossigeno può essere considerato, che tutto sommato un sorso d'acqua dissetante nel deserto può di sicuro essere considerato. Non è lo strappo che assegna la partita, questo è poco ma è sicuro, però è uno strappo che deve dare morale agli Oran Maranto. Certo, se anche Daniele Manini va ad impiantarsi sui blocchi, ma soprattutto se gli Oran Maranto, che hanno fortunatamente recuperato una certa intensità in difesa, Venucci non sa che pesci pigliare per andare a trovare Gai si lancia in attacco, ha costruito un tiro in angolo che non va, Silimbani a commettere fallo su Manini. Sicuro questo fallo di Jacopo Silimbani c'era. Lo richiama in panchina coach Friso, lo vede nervoso, d'altronde coach Friso è un tecnico di quelli navigati, sa leggere tra le pieghe e le righe di un incontro e in questo caso occorreva, diciamo così, calmare il proprio centro, stava un attimino uscendo di giro. Giro parlando continuo a quello degli Oran Maranto, messo in ritmo Francesco Belloni per una tripla dall'angolo, canestrissimo di Belloni in un momento topico, in un momento fondamentale. Attenzione, di Belloni parlando, 60 a 54 più 6 Oran Maranto, terzo fallo di squadra degli ospiti, vediamo secondo Oran Maranto, però perché l'infrazione è stata della difesa. Elvis Vacchelli da capitano a parlamentare col signor Attard, veramente piacerebbe anche a me scambiare due parole con quest'arbitro, vedere di capire, no, non ci sono i tiri liberi, anche in confusione piacerebbe proprio capire, diciamo così, la genesi di certe sue fischiate. Anche in questo caso, per carità, la bomba di Venucci è fantastica, ma anche l'infrazione di passi di prima lo era, poco male, non vista, perdonata, ma lasciamo andare. Elvis Vacchelli, Francesco Belloni, sul più uno di Oran Maranto, Gio Veronesi, ancora una volta il peccato che non riesce ad esserci la giocata da tre punti potenziali, ma la gita in lunetta sì, 60-58 che viene riaggiustato il tabellone. È un peccato perché si ha l'impressione che siano montati in cattedra gli arbitri in questo frangente, si ha l'impressione che la gara non venga più giocata, diciamo così, dalle due squadre in modo spontaneo, si ha l'impressione di zampino, diciamo così, dei due fischietti. Gio Veronesi batte il primo tiro libero, trova il fondo della retina, vediamo se anche il secondo avrà la stessa sorte, 61 a 58 il punteggio parziale. Gio Veronesi batte il secondo e trova anche stavolta un canestro del più 3, 62 a 59. Vale quanto detto poc'anzi, cioè non è di sicuro lo strappo vincente, ma deve essere uno strappo che va a motivare, mentre Fumagalli riesce ad essere più forte di ogni avversità, più coriaceo di ogni difensore, va ad appoggiare il canestro del meno 1. 62 a 61, viene dato 60 il tabellone. Vediamo se deve essere aggiustato il tabellone o se l'errore era stato commesso prima. Nel frattempo, nuovo fischio arbitrale, nuova gita in lunetta per i giocatori Oran Maranto. Daniele Manini in panca, Baba in campo.
all'Esposito, batte il primo dei due tiri liberi che gli sono stati concessi, il primo lo manda a bersaglio, più 3, 63 a 60 a questo punto, l'errore era prima, e anche il secondo è più 4, 64 a 60, ebbene sì, gli Ora Amaranto 5, 34 al termine dell'incontro riescono ad essere avanti, Fumagalli a portare palla, e lui che viene insignito dei galloni di playmaker Guy, può giocare anche lui da playmaker, lo ricordiamo, ma nonché da guardia stavolta, nulla di che, pasticcia Fumagalli stavolta, Francesco Belloni, Ale Esposito, è assolutamente da tre punti questa palla che riesce anche ad entrare, non tentano nemmeno la magata i giocatori di Faenza, sarebbe stato canestro buono, canestro del più 7, 67 a 60, e ora vediamo se l'area è Chico, eccola qui la chiamata arbitrale, stavolta è stato bravo Venucci però andarsela a procacciare questa chiamata arbitrale. Sicuro in casa Rechico i giocatori di talento non mancano, anzi oserei dire che è uno tra i roster più talentuosi di questo girone B del campionato di Serie B Old Wild West, e Venucci è uno tra di loro, poco ma sicuro. Fossati a far girare palla, la gran tripla che non va, però trova soltanto il ferro, Francesco Belloni ad amministrare palla, l'importante è portare l'inerzia dalla propria parte in questi frangenti di incontro. Marco Bona ancora, la gran sagittata che però trova soltanto il ferro, sarebbe stata la classica bomba spezza gambe, non è andata così, Guy ne approfitta, il fallo lo ha commesso all'Esposito, se ne accusa giusto così ai danni, guarda caso, di un Mattia Venucci che però siamo convinti non si riesce ad abbattere nemmeno con un caterpillar, e invece questa volta Venucci si è infortunato, vediamo se si tratta soltanto di una brutta botta, deve essere smaltita da parte del play di origine toscana, che perché privare la partita di uno dei suoi protagonisti, anzi Venucci secondo me può senz'altro essere considerato man of the match per coach Friso, comunque vadano le cose in campo, comunque sia il punteggio finale 67 a 60, Rechico in bonus, Ora Amaranto a 4 falli, 4 e 29 da giocare. Il punteggio non lo direbbe, ma è un finale che invece secondo me può tranquillamente essere considerato in volata. Fumagalli che si prepara ad effettuare la rimessa dal lato. Gli viene ora consegnata palla, vediamo chi sarà il receiver. Attenzione, fischio arbitrale. Tutto da rifare, Gio Veronesi. Sorrido perché Gio Veronesi, che è stato un pochino intenso, diciamo così, nell'ostacolare Fumagalli, anzi i due colgono l'occasione anche per raccontarsela, poco male. Va a dare un'occhiata il signor Attard, la signora Castiglione il compito di verificare eventuali allacci, non tanto di acqua o gas o elettricità, bensì all'interno del pitturato. Nel frattempo ancora una volta la palla nelle mani di Guy, Guy in angolo, si passa ancora per lui, il lob a cercare di servire sotto il pitturato, un proprio compagno che va a cercarsi guai, non trova gloria, trova invece le mani protese della difesa Oro Amaranto Petrucci. Elvis Vacchelli a portare palla all'Esposito, Gio Veronesi, vediamo se parte in progressione, sì, manco a dirlo, ancora una volta non riesce ad essere una giocata da tre punti potenziali, ma ancora una volta ci sarà una gita in lunetta per il giocatore bresciano. Entra in partita anche il pubblico del Palaradi, un pubblico che è stato silente in altre circostanze, un pubblico che sta ritrovando, diciamo così, forse un affetto mai sopito, mai domo per la propria squadra, per i propri colori. Squadre che vanno in panca per un time out, 3.54 da giocare. Rechico Faenza in bonus, Ora Amaranto a 4 falli. Di sicuro non buone notizie per coach Massimo Friso, ma non è certo il caso di dare, diciamo così, per finita la Rechico, anche perché 7 punti a 3.54 si ricolmano in un amen, e la Rechico ha tutto quanto il potenziale di talento, di esperienza necessari per riuscire nell'impresa, anche grande qualità all'interno del proprio roster. Basti pensare che un prospetto come Costanzelli viene adoperato solo per 4 minuti e 27 all'interno di questa gara, cavalcato Chiappelli come centro, cavalcato Silimbani, più Chiappelli ha avuto 23 minuti,
contro i 14 che sono stati dati a Silimbani. Questo era alla fine del terzo quarto. 67-60, lo ripetiamo, più 7 di Ora Amaranto hanno, diciamo così, il proprio destino nelle mani. Gio Veronesi a battere dalla linea della carità, sono due tiri liberi che gli sono stati concessi. Batte il primo Giovanni Veronesi, trova il fondo della retina, vediamo se anche il secondo avrà la stessa sorte, canestro del più 8, 68-60. Vediamo. Purtroppo no, riesce ad essere dispettosa la palla, caracollare sul ferro ma non entrare sin in fondo al sacco. 1-2, si resta sul 68-60, 3:45 da giocare. Rechico Faenza con Gaia ad impostare. Trovato Casagrande, Casagrande all'interno del pitturato. Difesa di Ale Esposito, considerato un pochino troppo veemente in questo caso. Proprio i danni del Costanzelli che abbiamo nominato poc'anzi. Hanno rischiato di essere compagni di squadra. Sempre il grande rammarico. La bella notizia è che Daniele Costanzelli non è un grande tiratore dalla linea della carità. Vediamo se riuscirà a smentirci in questo frangente. Soprattutto riuscirà a smentire le statistiche che lo accreditano, il giocatore ferrarese d'origine, proprietà Fortitudo. Non ci smentisce, non trova il fondo della retina, i compagni infatti provvedono ad incoraggiarlo, forse perfettamente al corrente, perfettamente a conoscenza di questa sua lacuna tecnica. Nonostante tutto è invece questo secondo tiro libero, Costanzelli lo manda a bersaglio 68-61. Costanzelli è un giocatore già nel giro delle nazionali giovanili, alcuni collegiali diciamo così con l'Under 20, nulla di più ma di sicuro un avvenire che gli appartiene, magari proprio con quella canotta Fortitudo che tramite Umberto Boniciolli ha visto bene di credere in lui, diciamo così. Marco Bona si prende la conclusione estemporanea, davvero leader, davvero killer, davvero trascinatore. Anche Friso accoglie questa tripla come un autentico cazzotto in pieno plesso solare. Canestro del 71-61. Rechico che prova a rispondere con un gran tiro dalla distanza, provano a salvare palle i giocatori di coach Friso. Ci ha provato Gai a rispondere con una conclusione chilometrica, gli ha detto male, non sono riusciti a salvare palla. 3 minuti e un secondo da giocare, più 10, 71-61 per gli Ora Amaranto. Baba a mettere palla nelle mani di Francesco Belloni. Francesco Belloni deve appoggiarsi su Marco Bona. Marco Bona ancora all'Esposito, si libera per un tiro di quelli che gli appartengono, purtroppo questa volta gli esce corto dalle mani, trova soltanto il primo ferro. L'Arechico a buttarsi in avanti, un Arechico che non è mai il caso di dare per morta, certo se ci si mette anche Petrucci a sbagliare canestri del genere, non di capire fischio arbitrale, errore di Petrucci nell'andarsene in penetrazione, dovremmo essere tutti quanti in bonus arrivati a questo punto. 71-61, lo ricordiamo, Petrucci, due tiri liberi, giocatore assolutamente affidabile dalla lunetta, il giocatore di origini toscane che è praticamente originario di Viareggio. Il giocatore viareggino fallisce il primo tiro libero, questo è un segnale di buon auspicio. Anche il secondo è uno 0-2, lottano i giocatori Ora Amaranto ma purtroppo non riescono a controllare palla e vanno a concedere altri 14 secondi all'attacco Rechico. Rechico che potrà comunque lasciare un segno, diciamo così, al termine di questa azione d'attacco. È sempre Petrucci, ora è il giro palla. Prova Venucci a superare la guardia di Belloni, non ci riesce, è Fossati. Si arresta, prende un tiro, lo manda a bersaglio, d'altronde di una finezza tecnica il giocatore di origini milanese, di una purezza diciamo così nei propri gesti e nei fondamentali veramente incredibili, gran giocatore Fossati. Verrebbe quasi da considerare, non ha soltanto stappato lo spumante l'anno in cui si è vinto lo scudetto. Ale Esposito bistrattato all'interno del pitturato, questo è un fallo terminale se ce n'è uno. E quindi i due tiri liberi ci devono assolutamente essere per l'altro giocatore di origine milanese, di Cinisello Balsamo per l'esattezza, quello magari non la cantera prestigiosa dell'Olimpia ma una cantera che può essere considerata di assoluto e di tutto rispetto a quella di Desio. Non va il primo dei due tiri liberi, tra l'Esposito l'anno scorso a Ravenna,
Purtroppo uno 0 su 2 che non ci voleva, e uno 0 su 2 che potrebbe rimettere in qualche modo in partita la Rechico. Flavio Gai, e non se lo fa dire due volte, il giro palla, la gran conclusione dalla distanza che non va, occorre svettare a rimbalzo, lo fa Francesco Belloni, il più insospettabile della compagnia. Gioveronesi, la tentazione di un tiro che poi abortisce, si ragiona, a questo punto si decide di ragionare sul parquet. Marco Bona non deve strafare, non deve buttarla via come è accaduto in altre circostanze. Marco Bona invece va a prendersi il fallo da parte dei giocatori faentini, se la gioca d'astuzia, se la gioca d'esperienza, se la gioca di scaltrezza. Il killer andrà a battere due tiri dalla lunetta. Linguaggio del corpo di Friso, che è quello di un tecnico che sta capendo che probabilmente non è serata, che probabilmente questa sera gli Ora Amaranto, la loro candidatura a guadagnarsi la posta in palio, la stanno formalizzando. Marco Bona manda a bersaglio il primo, 72-63, vediamo se sarà più 10 in questa seconda conclusione della linea della carità del killer Oro Amaranto. Marco Bona, 2 su 2 che viene salutato veramente come la provvidenza, come la manna dal cielo. Canestro del più 10, 1.30 da giocare. Venucci a portare palla, fischio arbitrale. Situazione, diciamo così, dall'acce contrasti vari in area, ma è Venucci che si dirige in lunetta. Se ne esce Francesco Belloni, se ne entra capitano di Sbacchelli. Mattia Venucci in lunetta per due tiri liberi. E uno riesce a non mandarlo a bersaglio, incredibile ma vero. Sono piccoli segnali, sono piccoli gesti che però potrebbero dirla lunga su quello che è l'atteggiamento dei giocatori della Rechico. Il secondo invece trova il fondo della retina. Canestro del 73-64, Baba non sa che pesci pigliare. Ci mette qualche istante a trovare Elvis Vacchelli, si resta comunque entro la tempistica necessaria a passare la metà campo. Marco Bona in progressione a trovare Ale Esposito, lo contiene, lo contrae la difesa in modo assolutamente regolare in questo frangente. Ancora il giro palla Rechico, la Rechico che vuole trovare una conclusione dalla distanza, no, si devono accontentare di questa gran Veronica da parte di Flavio Gai, che ne va ad appoggiare due, resta anche infortunato a fondo campo. Brutta botta rimediata dal giocatore di origini vogheresi. Squadre che se tanto mi da tanto se ne vanno in panca per un time out. 73-66 il punteggio parziale, 56 secondi, un decimo da giocare. Squadre entrambe in bonus, momento assolutamente delicato. Rechico, squadra che abituata a colmare gap sostanziosi anche in poco tempo. Rechico, squadra di gran talento. Rechico, squadra che ha le rimonte nelle proprie corde. Oro Amaranto che invece devono cancellare tutte quante le amnesie difensive del passato, magari amnesie difensive di quelle gare che avevano saldamente in pugno e che invece si sono lasciati sfuggire. Vediamo se coach Gigi Brotto riuscirà a dare la giusta dose di concentrazione ai propri uomini. ...56 secondi alla sirena di fine incontro, la signora Castiglione a chiamare gli Ora Amaranto. Ora Amaranto che sono artefici e proprietari del loro destino questa sera. Certo sarebbe molto importante lo scalpo della Rechico Faenza questa sera, compenserebbe da un certo punto di vista riguardo a quanto accaduto domenica. Ecco, non bisogna perdere queste palle, non bisogna cadere in questi tranelli, diciamo così, d'amnesia. C'è cascato Elvis Vacchelli, la Rechico recupera palla, ma soprattutto la Rechico cerca di costruire dei canestri, diciamo così, abbastanza facili. Poco male, riescono a non essere precisi, ma si mantengono comunque sul versante d'attacco. Hanno 14 secondi a disposizione, occorre cercare di pagare dazio nel minor modo possibile. 47 secondi, 5 decimi al termine dell'incontro. 47 secondi, 5 decimi separano gli Ora Amaranto dal bersaglio grosso. Gai se ne va cortissimo con questo tiro da fuori. Marco Bona prova a congelare palla. Marco Bona si appoggia su Baba, inizia il giro palla che passa per Gioveronesi, Marco Bona a portare palla, Marco Bona soprattutto a subire fallo. A questo punto i giocatori faentini avranno anche talento, non si discute,
ma Marco Bona ha quella malizia e quell'esperienza che non per niente addirittura lo ha portato a vincere, diciamo così, un campionato di Lega 2 con la canotta di Orzinov, fu uno dei fattori di quella squadra. Marco Bona a bersaglio il primo, 74-66, e a questo punto il game set and match potrebbe essere servito. Ebbene sì, è game set and match, a meno di sconvolgimenti, a meno di, diciamo così, improvvisi impennate, non va questa conclusione. Sarebbe stato importante controllare il rimbalzo a 26 secondi per gli Ora Amaranto, poco male. La signora Castiglione vede il loro ultimo tocco e giustamente assegna la rimessa al Rechico, a cui non vanno concessi tiri veloci. Difesa Ora Amaranto che ben li presidia, ovviamente cercano lo stesso di costruire un tiro in gran velocità con Venucci. Stavolta Venucci non riesce ad essere fattore. Marco Bona continua la propria captatio fallorum, diciamo così. Marco Bona a riaprire il gioco per Gio Veronesi. Gio Veronesi a tenere palla, Gio Veronesi soprattutto a cercare di subire fallo, lo va anche a prendere, diciamo così. Attenzione Gai, molto scorretto, subito pacificati i due giocatori, un poco di tensione. Il signor Attarda a parlare con Gio Veronesi, anche l'animo di Gio Veronesi si stava un pochino scaldando. L'abbraccio tra Elvis Vacchelli e Marco Bona, 3 secondi e 5, due tiri liberi potrebbero sancire ulteriormente questa vittoria. Ebbene sì, con un poco di patema, con qualche piccolo problema, ma alla fine la palla trova il fondo della retina. 76-66, va corto questo tiro di Gio Veronesi, ma poco male. I giocatori della Rechico neanche la vogliono giocare, praticamente ci rinuncia Fumagalli, riconoscono la sconfitta e ci mancherebbe, a pochi secondi dalla fine. 76-66, gli Ora Amaranto espugnano, manco a dirlo, casa loro, mantengono inviolato il Palaradi con la vice capolista, con un più 10 che tutto sommato li riscatta e li riabilita dopo lo scivolone in trasferta per un solo punto di domenica a Vicenza. Grande intensità da parte degli Ora Amaranto, gran partita di tutti quanti. Ora Amaranto che hanno ritrovato in panchina il loro condottiero, il loro nocchiero, coach Gigi Brotto, che ha recuperato dei problemi di salute, che questa sera ha voluto esserci a tutti i costi per guidare la propria squadra alla vittoria contro, lo ripetiamo, la vice capolista di questo girone. Una Rechico Faenza che indubbiamente ha mostrato tutte quante le proprie qualità, ha mostrato tutto quanto il proprio talento, una squadra che di sicuro saprà essere protagonista sino alla fine del campionato, ma una squadra che ha confermato comunque sia il proprio trend, ovvero quello di squadra non imbattibile e non trascendentale, lontano dal Panacattani, lontano dalle mura di casa. Due punti che arrivano in casa Ora Amaranto, due punti che mantengono gli Ora Amaranto in piena zona nobile, in piena zona playoff. Ebbene sì, tempo di rifiatare assai poco, perché sabato si ritornerà qui al Palaradi, l'avversaria si chiamerà Ozzano ed è una diretta concorrente. È davvero tutto per questa sera. Paolo Dalla Vecchia in voce, Marco Zambelli, Federico Paloschi e Federico Zambelli, che si sono occupati di parte tecnica e produzione, vi salutano e vi danno appuntamento alle 19 di sabato prossimo per l'ennesimo impegno casalingo Ora Amaranto.